Accademia Sant'Anna Messina sconfitta per 3-2 dall'Antea Vicenza, ma tanto amaro in bocca. Partita dagli alti risvolti tecnici, giocata con il cuore in mano da entrambe le squadre. Alla fine ha prevalso un pizzico di determinazione in più messa in campo dalle ragazze vicentine. Si rivede al palazzetto polivalente universitario dell'Annunziata il pubblico delle grandi occasioni, perché la partita tra l'Accademia Messina e l'Antea Vicenza potrebbe rappresentare il bivio per un proseguo di campionato decisivo per la compagine peloridana. Sicuramente è diversa la motivazione tra le due squadre. L'Antea punta a mantenere una posizione tranquilla di classifica, mentre l'Accademia deve pensare seriamente a fare punti per raggiungere al più presto la salvezza. Alla fine però la spunta l'Antea Vicenza, che con il punteggio di 25 a 21, 25 a 23, 25-27 per il terzo set a favore delle ragazze messinesi, 25-17 anche il quarto set sempre per le messinesi, mentre il quinto e decisivo set appunto si era aggiudicato l'Antea Vicenza con il punteggio di 18 a 16. Alla fine dell'incontro, molto soddisfatto Mister Iosi, allenatore dell'Antea, che elogia il comportamento della sua squadra, soprattutto per aver costretto il collega Brevillieri a sostituire l'attaccante più forte di Messina, la francese Batombo, oggi non in giornata sì. Riconosce i meriti alla squadra messinese, che secondo lui merita una posizione di classifica diversa. Arrabbiato invece coach Brevillieri, che visto l'andamento del match non si capacita sul fatto che le sue ragazze hanno gettato alle ortiche un'occasione irripetibile.